Su Hello Kitty. Ma dai, teste di perché? Mamma, quanto ti sto odiando. Ti odio, basta. Bentornati, siamo di nuovo in diretta su iRacing. Dopo quanto tempo sono tornato a fare le dirette. Mi voglio far male. Oggi voglio sprecare tutti i punti di iRating che ho guadagnato in questi anni. Sì, perché non mi alleno da mesi, non gioco da mesi. Dopo aver guidato le macchine vere, tornare sul simulatore, tornare su iRacing, in cui sul volante non senti un cazzo di quello che succede sulla macchina, è un trauma. E quindi finirà malissimo, niente, basta, tutto qua. Ok, c'è la nebbia. Tanto grazie alle Biasso per la sub. 31 mesi, mamma mia. Ragazzi, finirà malissimo sta gara. Non sono mai riuscito a fare più di 3 giri di fila senza schiantarmi. Ecco, sapete, è vero che partirò ultimo in sta gara, perché anche qua i track limits. Sempre mi giro all'ultima curva. Sempre, sempre. Mannaia la miseria. No ragazzi, davanti c'ho uno con 1500 di rating. Prima ha fatto 23,9. Mamma mia, siamo veramente indietro sui racing. Dai, levati. Come fai a farla così piena? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa a farla così piano? Ragazzi, ah, quanto ti odio iRacing. Se prendi l'erba così nella NASCAR, neanche la sente la macchina. Raga, io vi dico, credo ormai di avere un po' di esperienza. Credo di averne guidate un po' di auto da corsa. La fisica di iRacing è bella, ma sul volante non si sente niente. Niente. E poi la realtà, non devi essere così preciso come su iRacing. Nella realtà non fa così la macchina quando scordoli. Maledetto, maledetto. Mi stava per spaventare Matteo, raga. Cosa stavi facendo? Ma che vedi? Il karma, questo è il karma. Vabbè, basta, adesso iniziano le qualifiche ufficiali, quindi basta. E la chat lo sapeva. Maledetti, lo sapevate voi. Ha sbattuto una porta su. Meno male che la Steffi ha lasciato una porta aperta. Ah. Ragazzi, vediamo quanto ho preso dal primo. 7 decimi. Porca, se siamo lenti. Ok, devo azzeccare un giro. Se no parto ultimo e succede un disastro. Eccolo là, primo off track. Dai, mi ha dato l'off track. Quanto ti odio iRacing. Ma davvero 23,4 il primo? No, non ho caricato l'assetto. Non ci credo. Non mi aveva caricato l'assetto. Ecco perché la macchina era una merda. Mamma, quanto ti sto odiando. Ti odio, basta. Vado in bagno perché se no spacco tutto. A few moments later. Mi ha caricato l'assetto sto gioco. Per quale motivo? Perché secondo te io vorrei entrare in pista con una macchina con l'assetto a caso? Io scendo dalla NASCAR a Valencia. Secondo te arrivo a Brands Hatch, che la macchina di colpo è ritornata originale? No! Perché? Perché? La domenica mi lasci sempre sola. Perché? Comunque, le gomme di R-Factor 2 sono favolose, le gomme di iRacing, ragazzi. Io, allora, finché parlavo 10 anni fa, non avevo titolo di parlare. Adesso che corro con le macchine vere e corro con le macchine serie, posso dire che le gomme di iRacing non vanno bene. Cioè, no, non sono come quelle vere le gomme di iRacing. Sono proprio un'altra roba. Vabbè, tutti che si mettono in griglia, andiamo in griglia. Mentre aspettiamo che parta la gara, vi voglio dire che hanno organizzato un campionato online sui simulatori di guida dove chi vince farà un'intera stagione di gare nella Porsche Carrera Cup Italia, quella vera, tutto sponsorizzato. È un'occasione unica e irripetibile, le iscrizioni chiudono il 12 giugno 2022, quindi avete ancora pochi giorni a disposizione. Se avete un simulatore, siete appassionati di motori e sognate di fare il pilota nella realtà ma non avete il budget, questa è l'occasione più grande che vi possa capitare. Qui sotto lasciate in descrizione un link a un video in cui spiego come funziona tutto quanto e subito sotto trovate anche il link al sito con la pagina delle iscrizioni. Ce l'avessi avuta io da ragazzino questa opportunità, mamma mia. E ora partiamo con la gara. Dai raga, sono in mezzo a quelli con 2000 di rating. No! Mamma mia, non mi ricordo neanche più come si parte.
Ma dai, teste di... Ma perché mi dovete tamponare nel giro di formazione? Siete veramente stupidi. C'ho già... ecco, quello dietro è esploso. Ho già la macchina storta, ancora prima di partire. Dai, non è possibile, non è possibile. C'ho la macchina che è ferma sul rettilineo, piantata. Maledetto tu con la macchina rosa. Su, bello Kitty. Stai dietro. Dai, fatemi passare. Dai che esplodete tutti, dai. Scusa, ops, l'ho accompagnato leggermente fuori, mi spiace. Bravo, fermati ai box e leva... Devo riuscire a passare sto qua. Cosa fa? Impazzito. Ha iniziato a rallentare a caso. Dai, iniziamo a martellare adesso. Dai, dai, dai. Perché ho fatto questo off track? Sono a 13 off track. Altro off track, sono a 14. L'incubo di iRacing.
15. No! Se arrivo a 17 mi danno lo il drive-thru. Se arrivo a 25 sono squalificato dalla gara. Guidiamo piano e basta, portiamola a casa. Tutto questo ovviamente per l'idiota che mi ha tamponato in partenza. Classico. Bene, quanti giri mancano? 10 giri. Oh, che palle. Undicesimo. Sto anche guadagnando ai rating. Non ci posso credere, raga. Non ci posso credere. Che gioiosa notizia. Vorrei raccontarvi una storia, ma sono troppo teso. Perché c'è quello dietro che gira come me. E non posso calare la concentrazione. E che non posso neanche fare off track, capite? Ne ho solo due a disposizione. Un secondo e sette, devo spingere. Un secondo e sei. Ok, devo iniziare a tirare. Uno e quattro. Bastardo. Sta venendo a prendere. No! No! Off track! Ne ho solo uno ancora. Quanti giri mancano? Sì! Abbiamo anche guadagnato i rating! Non era possibile! Partendo merdultimi, abbiamo guadagnato i rating! Abbiamo guadagnato 6 di i rating! 6! Vi prego, fatemi rivedere lo stupido che mi ha tamponato in partenza. Guardate qua. Io arrivo bello, tranquillo, e lui... Baboom! Ho un po' inchiodato. Scusate, da quando nel tamponamento è colpa di quello davanti? No, fermi, scusa. Mi manca un pezzo. Cosa devo fare io? Vabbè, guardiamoci un po' di sorpassi, dai. Nessuno se lo aspettava. Dove frena? Dopodomani ho frenato. Secondo me mi ha lasciato passare. Adesso ringrazio le... Oh, qua cosa abbiamo fatto? Mamma mia, all'esterno! Por fuera! Uno, ho stato solo uno. Devo vedere quello che ho accompagnato fuori. Mi sa che è stato lui. Ah, è successo che ci siamo toccati. Vedete, lui mi ha toccato, mi ha agganciato e la macchina ha continuato ad andare dritta. Vedete, non riuscivo più a sterzare perché c'avevo lui agganciato. Vedete, tac. Che cazzo, però se continua a toccarmi... Bello, bello, bello. Ragazzi, che dire? Peccato la qualifica senza assetto. Mamma mia, che nervi. Oh, e ho guadagnato di high rating. Incredibile. Non avrei mai immaginato una situazione simile. Va bene, ragazzuoli. Io chiudo qua per questa gara pomeridiana così, a caso. Totally unexpected. Uscirà poi sul canale gaming prossima settimana, quindi chi se l'è persa se la rivedrà lì. Grazie, amici. Ci si vede alla prossima.